Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo, con questo video a sorpresa domenicale, nuovamente su My Summer Car, ma non per farci una serie, insomma, ma per mostrarvi alcune cose che negli scorsi video informativi mi ero dimenticato di mostrarvi. Vedremo alcune cose, vedremo un nuovo lavoro, non lo farò perché ovviamente lo devo ancora fare, ma mi sono ben informato, e soprattutto parleremo anche di come far arrivare lo zio, perché dalla patch di quest'anno, insomma, o forse anche prima, non mi ricordo, non avete all'inizio il van disponibile e quindi neanche il camion né la possibilità di fare i lavori di spurgo. Inizio solo col dirvi una cosa: potete acquistare, adesso poi ci andremo a vedere, un biglietto della lotteria al negozio, al Teimo, insomma. E il sabato ci sarà un'estrazione dei numeri, potete giocare fino a 3 schedine, una soltanto di 3 colonne, insomma, e se i numeri dall'1 al 39 che usciranno, che avete scelto, sono i vostri, vincete la lotteria. Quindi non avete solo la possibilità di rubare il premio vinto dal tizio ubriaco e quindi ottenere una valigetta da 2-3 milioni di crediti, ma potete anche vincere la lotteria. Ovviamente è una cosa piuttosto lunga perché ogni settimana c'è l'estrazione, quindi salvo cheat, insomma, ecco. Il lavoro che andremo a vedere adesso, andremo in motoretta, è qui a nord, quindi prenderemo, usciremo da casa, andremo, taglieremo dalla ferrovia, arriveremo di qua, faremo tutto questo tratto di strada, vi farò vedere dove si svolge il lavoro, vi dico già di che cosa si tratta in modo tale da mostrarvi un pochino le location. Dovrete raccogliere, dato che il tizio ha avuto un attacco cardiaco e quindi non può lavorare, dovete raccogliergli tutte le balle di fieno. È un lavoro piuttosto lungo, quindi non pensate che come la legna andate a spaccare la legna e la consegnate fine. Paga sui 3.000-3.500 ed è un lavoro lunghissimo, perché dovete prendere il trattore, il suo carretto e andare lungo tutta la strada, cioè intendo la strada questa qua, lungo tutta questa strada, andando anche in giù, quindi dalla parte dove abita la nonna. Tutta questa zona qui dove vedete che ci sono i campi, lungo tutta questa strada sono disseminate delle balle di fieno. Dovete caricarle con le forche del trattore, caricarle sul carretto e trasportarle tutte là. Quindi calcolate che sul carretto ce ne stanno un numero limitato, quindi se arrivate qua ne trovate circa 9, se non sbaglio. Dovete caricarle quasi tutte sul carretto, andare, trasportarle, mettergliene nel fienile. Dopodiché ricominciare a trasportargli tutte quelle che ha lui qua, quelle che trovate lungo la strada, quindi non è una cosa rapidissima. Un'altra informazione che voglio darvi riguardo lo zio è che lo zio, che poi vedete arrivare in lo vedete qua nella casa a fianco e capite che lo zio c'è perché c'è il van parcheggiato, c'è un trucchetto, cioè più che un trucchetto è la regola. Adesso intanto inizio a portare la motoretta perché dobbiamo usarla. Motoretta, come vi ho detto, hanno aggiunto il piedistallo lì, come si chiama, il cavalletto, per non farla cadere. È bagatissima comunque ancora. Allora, un trucchetto per far arrivare lo zio, l'unico trucchetto, è quello di iniziare a montare il motore, oppure, se non volete farlo, iniziate montando il sedile del guidatore. Oppure, sono tre le possibilità: il blocco motore, il sedile, oppure questa parte qua dietro, sinistra, della gomma posteriore. Una volta che avete montato questo, partirà un counter, eccolo lì, che è successo quello che temevo. Fate attenzione perché era sollevata, l'ho rotata. Una volta fatto questo, partirà un timer randomico da 0 a 3000 secondi, quindi fino a un'ora e mezza, quasi un'ora, no, un'ora, due ore, insomma, di tempo di gioco prima che lo zio arrivi. Quindi fatelo il prima possibile in modo da avere subito il van e iniziare ad amministrarvi un pochino la vostra vita, perché al momento io mi sto muovendo in motoretta dato che non ho nient'altro da fare. Allora, io adesso mangio, bevo e andiamo sul luogo del delitto, così vi faccio vedere. Ne approfitto anche in modo da far passare un pochino anch'io il tempo, perché sto aspettando lo zio, così come voi lo aspetterete nella vostra partita. Allora, adesso uniamo l'utile al dilettevole e poi partiamo. Arriveremo fino al Teimo Shop in modo da farvi vedere anche la lotteria, i biglietti della lotteria che si comprano vicino alle sigarette sul bancone. Sì, direi che vabbè, l'ultima opera di sgocciolamento la facciamo in corsa, che dite? Sì, in giro per casa.
Tra l'altro, l'unico modo che ho scoperto potete farvi passare la sete è non comprando quelle bottiglie di succo che non vi curano minimamente la sete, anzi ve la fanno aumentare, ma è comprarvi il latte. Il latte lo bevete, non vi dà effetti che vi possono portare magari a qualche multa guidando, ma vi curano tantissimo la sete. Ha rotto un po' i maroni con queste collisioni, però va bene. Potete appoggiare invece un oggetto dietro a patto che lo posizioniate una volta salite in sella, cioè in pratica voi prendete l'oggetto, facciamo caso ho in mano l'oggetto, salite a questo punto, a questo punto lo appoggiate e poi entrate in diving mode, se no non. E ricordatevi di togliere il cavalletto perché il gioco non tiene conto di questa cosa, quindi se salite e non lo togliete, ogni curva verso sinistra vi cappottate. Quanti problemi ha questo gioco, quanto è bello questo gioco. Ok, adesso ci appropinquiamo in tempi brevi alla location della missione, dove vi mostrerò dov'è questa nuova missione. Ricordate anche che c'era la missione, non mi ricordo se ve l'avevo fatta vedere in un altro episodio, la missione di consegna dei volantini nella posta, che è un lavoro piuttosto lungo pure quello. E quindi il riassunto dei lavori è raccolta fragole nei campi, il taglio della legna e la consegna della legna, lo spurgo, la raccolta di balle, la consegna di viveri alla nonna, lui vi chiederà a volte pesce che dovete cuocere, pescare cuocere, e la consegna dei volantini che vi dicevo. Cavoli, me li dimentico. Poi vabbè, è molto importante se avete intenzione di andare a sbloccare la valigia di soldi, che è un po' una sorta di cheat, di trucco per il gioco, perché vi darà quasi soldi illimitati. Accompagnare a casa il vostro amico ubriaco che vi chiamerà nel cuore della notte, dovete portarlo 3 volte prima di farvi rivelare che ha vinto e quindi iniziare a cercare lungo tutta la palude del gioco. Queste sono le attività secondarie, cioè per guadagnare soldi, per montare la macchina, poi magari daremo un'occhiata anche a questo. Non sono caduto, però sono stato fortunato, molto fortunato, perché ho trovato il treno e quindi sono sicuro che il treno non passerà perché è già davanti a me, quindi possiamo fare questa breve scorciatoia. Io vi consiglio di cuore di non farla in macchina, a meno che non siate bravissimi. Perché è un gioco estremamente punitivo questo, e se per sbaglio prendete, non so, la rotaia e finite lì in mezzo a sinistra o a destra, quindi lì, la macchina si impantana, non la tirate più fuori, la dovete spingere e perdete 20 minuti almeno di spinta a imprecazioni varie, a vari santi. Quindi, insomma. Adesso vi lascio un attimino in attesa e niente. Mi farò vivo io nel momento in cui troveremo qualcosa di importante per quanto riguarda questo lavoro delle balle di fieno. Ed ecco a voi una balla di fieno, le vedete perché sono bianche. Bianche o gialle, dipende da che lato sono girate. Comunque quella è una balla di fieno. Iniziamo a trovarla, abbiamo appena superato il meccanico. Per chi di voi conosce il gioco sa dov'è. E quella è una. Calcolate che fortunatamente non è molto larga la zona dove esplorare, infatti parliamo di questa strada interna che generalmente non la fate mai, ma preferireste normalmente la strada più veloce, la superstrada, però la strada interna si fa nel momento in cui dovete andare dal meccanico o nel momento in cui dovete andare alla pista da ballo per recuperare l'orologio, oppure se avete fatto il gasolio agricolo, perché se non lo sapete. Voi potete fare ai veicoli come il van, il trattore, il camion, il gasolio agricolo che costa molto molto meno. Il problema è che se vi fermano non siete in regola e vi sequestrano il mezzo e il mezzo poi non lo avete più. Nel senso che arriverà una mega multa allo zio
e lo zio, per pagare questa mega multa, venderà il camion, il van o il trattore, quindi avrete compromesso irreparabilmente la vostra partita. Adesso, vabbè, questa è la pista da ballo, ci avevo fatto un video in proposito dove qui potete, facendo a scazzottate il mercoledì quando c'è la serata danzante con un tizio, scazzottandolo gli potete fregare l'orologio e quindi avere, premendo U, la possibilità di vedere l'ora, che è comodo quando siete in giro e non sapete se siete in orario o meno e non avete altri riferimenti, perché per vedere l'ora dovete essere in casa vostra, oppure se beccate il pullman leggete l'orario dall'orario in punto dall'orologio del pullman e quindi per il resto siete abbastanza fregati. Comunque questa è la zona che dovete battere, diciamo, per, eccolo lì, quello è l'incubo di tutti i cugini, perché hai solo un cugino che gira questa mappa ed è quello lì. E noi siamo l'unica persona con tre neuroni capaci di deambulare non in linea retta, e lui fa, cosa fa? Cerca di buttarlo giù. Vabbè, insomma, quindi queste sono tutte zone da tenere d'occhio, perché non so dirvi se sia randomica o meno la generazione delle balle di fieno, ma le trovate lungo la strada, quindi sia da qui che verso la nonna, quindi verso la discarica che avevo già mostrato. Eccole qua, qua ce ne sono altre. Sono in totale, mi pare, 23-24. Adesso una lì dentro, poi c'è anche un relitto di qualcosa da recuperare per il meccanico. Un'altra. Il gioco vi mette davanti tante possibilità di guadagnare soldi, però ve li dovete sudare. Io quello che apprezzo di questo gioco è il fatto che ci possiamo gestire come vogliamo qualsiasi tipo di cosa. Prepararci il furgone con i viveri, prepararci le varie cose come più ci piacciono. Quindi vedete, qua ce ne sono altre e dovete andare a recuperarle, caricarle tutte sul camion e andare poi a scaricarle dove vanno scaricate. Quindi è un lavoraccio abbastanza. Allora, la location dovrebbe essere questa. Quindi dovete andare qua dentro. E il tizio è questo. Hello. Salve. Ah, perché vai via? Adesso scusami, ma non appoggio lì. Allora, un secondo solo. Ok, proviamo a parlarci. Dovresti impilare le balle di fieno vicino al muro dietro. Con buon spirito andiamo avanti. Sì. Ma io, scusate, adesso voglio vedere player control. Finger, questo lo mandiamo a cagare. Così? Sì, vabbè, levalo però, perché... Ok. Sì, ho capito! Allora... Poi dovremmo avere anche altre balle lì, infatti ce ne sono anche lì. Però sì, noi siamo arrivati da lì, infatti il fienile è là in fondo. Il mio senso dell'orientamento veramente fa pena. Sto tizio qui continua a girare, ma a caso. Comunque lo riconoscete perché è quello con quella felpa lì in pile bruttissima viola. Dovete andare a caricare tutte le balle e portarle nel fienile che è là in fondo, che assomiglia praticamente identico al nostro fienile che abbiamo a casa. Quindi quella zona lì vicino a quella balla di fieno, scaricate tutte le altre. Qua vabbè, possiamo, questa è un'aggiunta che avevano fatto e che vi avevo segnalato, quindi la possibilità di adesso non so se si possa bere da qui. Sì, infatti abbiamo bevuto, ottima cosa. E questa non credo proprio che sia utilizzabile, anche se sarebbe molto bello. Se sarebbe molto bello poter utilizzare questa cosa, però il gioco credo sia prossimo al termine dello sviluppo. E voi direte, ma come? Ha un sacco di problemi. No, ragazzi. Mai sa mercare è questo, cioè chi lo ama come me lo accetta per quello che è, con penetrazioni, glitch, e il gioco è questo, cioè non posso immaginare
un My Summer Car tutto senza compenetrazioni, ecco. Allora, adesso vi faccio vedere l'ultima cosa. Fortuna che non si... che è molto difficile morire con sto coso, sto trabiccolo qui. Allora, scusi, mi riaccomodo e andiamo a vedere il biglietto della lotteria. Ok, ci siamo quasi. Ok, ripartiamo e ci rivediamo direttamente a destinazione. Eccoci arrivati. Allora, adesso la prima cosa che facciamo è attivare il cavalletto, scendere dalla moto. Poi, cosa che vi consiglio all'inizio è di comprarvi un po' di roba e lasciarla qua. Quindi, se poi avete fame, vi trovate qualcosa. Iniziate già a comprarvi prima di avere ancora il van tutto il succo che poi vi consentirà di creare il succo, diciamo quello alcolico. E quindi vabbè. Questa invece è la schedina che io ho giocato, vedete, ho scelto i numeri, ne ho scelte 3, 3 dall'1 al 39, 3, costano 3 monete l'uno, 3 crediti l'uno, quindi spendete 9 in totale, e l'estrazione è sabato, quindi questa qua poi se vincete dovete portarla qua, dal tizio. Poi se invece volete giocare e non avete Adesso giocato potete dovete venire qua e comprare. comprarlo. Altro da dire non ce n'è, si vendono le solite cose, queste sono tutte cose non cliccabili, si può comprare altro succo che io compro e poi depositerò fuori. Voglio provare a vedere se funziona questa cosa, vedete che io salgo qui, entro, no non entro in driving mode, no, e non me lo appoggia lì purtroppo, bisogna farlo con altri oggetti, ho portato oggetti, parti meccaniche della... ok, forse così. Vediamo. Ok. Entro in driving mode, tolgo il cavalletto e provo a accendere. Ok, e la roba ci resta attaccata, salvo scivoloni. Dovessimo cadere, cadrebbe anche questo. Le buste potete all'inizio, quando volete ordinare le cose, appoggiate le buste, quelle per gli ordini. Allora ragazzi, ora mi tocca tornare indietro, mi tocca tornare a casa, ma il video finisce qui perché vi ho fatto vedere un pochino quello che ha da offrire My Summer Car con le nuove aggiunte e spero arrivi presto lo Zen in modo da poter ricominciare a giocare bene. Quindi abbiamo visto la missione delle balle di fieno, come si svolge, insomma è una gran faticaccia, ve lo dico io già in anticipo. Come far arrivare lo zio, quindi montando almeno uno dei 3 pezzi della macchina, quindi il sedile, o il blocco motore o il sostegno, diciamo il mozzo della ruota posteriore sinistra. E quindi insomma questo è il biglietto della lotteria, insomma queste sono le cose che abbiamo visto. Sto portando a casa queste cose, in realtà potevo giocarmi molto meglio la spesa, comunque vabbè, non ho ancora fatto nessun lavoro, sto ancora usando i soldi che mi sono stati regalati all'inizio del gioco con la lettera dello zio, quindi niente, io chiudo qui, fatemi sapere cosa ne pensate e vi consiglio, se conoscete qualche gioco, consigliatelo anche a me, simile a questo, dove potete amministrarvi tutto, appoggiarvi gli oggetti, gestirvi il vostro mezzo, insomma, un simulatore di vita reale. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!